Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Fortnite, capitolo 4, stagione 1, video della serie Mappe Creative per livellare questo pass battaglia. Oggi ne vediamo una nuova, davvero interessante per livellare. Questo è il codice che vedete ora in sovraimpressione. 87992373061. Startatela in modalità privata e prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che escono e condividere il video con i vostri amici e lasciare un bel like per supportare il canale. Un sacco di premi per voi arriveranno presto su questo canale. Dunque amici, bando alle ciance, partiamo con il video di oggi. Startate la mappa in modalità privata, andate qua dietro, qui c'è un pulsante, vediamo se lo troviamo, è proprio qua, eccolo qui. Attivate il pulsante, inizierete a farmare in automatico punti esperienza, ma non sono questi i veri punti che ci servono. Entriamo, andiamo giù, saliamo su il camion e qua facciamo un emote che ci porterà in questa mappa. Andiamo qui a destra, giriamo qui, entriamo nella porta, facciamo una rampa e due basi, una, due, qua in fondo c'è il tasto, eccolo qua, è qua proprio, eccolo lì, andiamo, dai che ce la facciamo, eccolo, attiviamo e ora cominceremo a farmare più punti esperienza. Torniamo dentro la mappa, giù, ritorniamo sul furgone, emote, ma questa volta andiamo qua sopra e qui nell'angolo facciamo una rampa, due, tre, una, due, tre, e una, due, tre, sì, quattro, è una base, poi qui ci spostiamo, ne facciamo una qua a destra e poi facciamo una rampa, due, tre, quattro, una base, un'altra base, ok. E qui dovrebbe esserci il tasto, eccolo qua, e dovrebbero aumentare un po' i punti esperienza. Molto bene, abbiamo già superato abbondantemente i 20k. Ritorniamo nell'arena, andiamo di qua. In fondo a questo corallo c'è un bel tastino. Qui fate una rampa da qui, 2, 3, 4, 5, 6, una base, vi girate e fate altre 1, 2, 3, 4, 5. E qui c'è il tasto. Entrati in questa mappa dobbiamo andare a recuperare la sfera che c'è lì in fondo, non cadete perché sennò dovete ricominciare da capo, un po' lo sbatta, cliccate sull'atlante e vedranno altri punti esperienza. Torniamo indietro e schiacciamo sul tasto,
Torniamo ancora dentro l'arena e questa volta andiamo da questa parte, qui in fondo, esattamente qui dietro, c'è un tasto. Vediamo, mentre visto di sfuggita, eccolo qua, lo clicchiamo e papam, nuova zona. Andiamo qua sopra, andiamo di qua e qui dove c'è questo cristallo viola sulla mia sinistra, da qui facciamo una rampa, due, una base, altra base, a destra, una rampa e tasto e altri punti esperienza. Mi sono già intorno ai 50K se non sbaglio. Quindi dovremmo quasi aver livellato. Poi torniamo giù. Questa volta andiamo esattamente di qua. Qui, no, di qui. Facciamo una, due, tre, quattro, tre rampe. Una base a sinistra, saliamo su, due rampe, tre, e qui abbiamo il nostro tasto, 20K, così, 22, 25, adesso salgono un po' più velocemente, eh. Mica male. Torniamo di nuovo nell'arena e questa volta andiamo di qua dove c'è questa statua. Saliamo, guardiamo in alto e qui c'è un altro punto bottone che ci porta in questa mappa. Andiamo qua a destra, saliamo sopra la rampa, andiamo qui su questo balcone, facciamo una rampa. Una base, una, due rampe, una base e una, due, tre rampe, tasto e altri punti esperienza. Saremmo già intorno ai 75-80K, dovremmo livellare in teoria, esattamente. E abbiamo fatto un lì. Bello, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina, condividete il video con i vostri amici, supportate il canale con un bel like, non vi costa nulla e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!